Salve a tutti ragazzi e bentornati qui sul nostro canale per questo video segreto. Lo commenti anche tu. È un video segreto, è da una settimana che gli dico che questo lunedì avremmo fatto un video segreto e oggi finalmente giunge questo momento. Ma perché gli ho tenuto tutto il segreto? Perché ho comprato qualcosa su Subito. L'ho comprata con un prezzo affare, perché con questo prezzo non si trova da nessuna parte. Ma no, perché non si trova col prezzo, non si trova praticamente dovunque. Ho fatto diversi viaggi l'anno scorso, sono stato a Napoli Comic Con, sono stato a Romix, sono stato a Lucca Comics and Games. Qui nella mia città ad Etna Comics non l'ho trovato, poi mi collego su Subito e lo trovo. Sembra una pubblicità su Subito. Su Subito trovi di tutto. Lo subito trovi subito. No, non l'ho trovato subito perché è un anno che lo cerco, però non mi sono mai rassegnato. Ho fatto una ricerca e l'ho trovato. E allora, secondo me già l'ha capito. Cioè, perché... già l'avevo capito quando ho visto lo scatolo, ma dicendo tutte queste cose me l'ha fatto capire ancora meglio. Quindi io lo consegno a lui, che lo dovrà spacchettare lui. Oh, e... ma perché questo onore? E qui dentro ci dovrebbe essere qualcosa di molto prezioso. Prezioso. E cerchiamo. Ora è introvabile aprire questo scatolo. Però non lo puoi aprire a mani nude. Oh, prendi un bel coltello. 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 Oh, forbici. Ma dov'è? Dov'è Nuzuma quando serve? Dai. Spacchetta, spacchetta, spacchetta. Ma hai impacchettato troppo. Sì, ma poi quanto carta gli ha messo? Amico mio, ma stavi mandando una bomba che dovevi impacchettarlo così bene. Si esplode, ragazzi, se perde il segnale, vabbè, non arriverà. Non arriverà perché su internet, giusto? Però se sentite di un'esplosione a Catania mentre due fratelli. Oh, con questo coltello! Che. Ecco, ci siamo, è arrivato il momento dell'apertura. Dovrebbero essere 28 numeri, se ne manca uno, io salgo fino a dove sta questo tizio. E non... Ma smettila! Dovrebbero essere. Te l'hai imballato così bene. Dovrebbero essere tutti. Vediamo. Oh! Lo vedete? No, non lo vedo. No, non lo vedo. Azza qualche numero. Stiamo parlando del manga di Kenshin Samurai Vagabondo, ragazzi, è veramente introvabile. Una collezione luglio 2001. non ci credo che finalmente siamo riusciti a trovarla. Non ci posso credere. Contiamo i volumi. Allora, uno, vabbè, numero 8. Va bene, dai, contiamoli così. Numero 9. Sono due volumi, tre volumi, non contare la numerazione precisa. 10. 11. Ti ha detto contali così. 1, 2, 3. Ma quella è la copertina che si toglie. 4. Non lo posso guardare. 5. Ventisei. Dov'è? Ne manca uno? Ne mancano due? Ne mancano due. No, noi abbiamo contato male. Abbiamo contato male. Abbiamo contato malissimo. Okay. Cioè, da capo di nuovo. Panico! Aspetta. Calma. E 26. Ne mancano due! Aspetta, facciamo una cosa, allora li mettiamo numeriamo. Mettiamoli in ordine di e vediamo quali numeri mancano. Magari mi sto sbagliando, io non sono 28, ma sono 26. No, io già l'ho visto il numero 28. Allora. Ah, ok. Sono fino al 28. Mancano i primi okay, due numeri. Ok, come dobbiamo fare senza prime due numeri? Ma scusa, nell'annuncio c'era scritto che era... Certo, serie andava... completa. Ma forse c'era scritto 3-28. No, c'era scritto serie completa 1-28. No, non ci hanno spedito due volumi. Cioè, ragazzi, ma che sfiga. Ora devi cercare di...
rimediare. Visto, questo è il bello dell'aprire per la prima volta davanti a loro. È uno spacchettamento finito male. Niente, ragazzi, non comprate su subito perché non... Dobbiamo trovare i primi due volumi. Quindi facciamo un comunicato ufficiale. Abbiamo bisogno dei primi due volumi di Kenshin. Adesso ora tu contatti il venditore e vedi dove, certo, sono finiti questi due volumi. Esattamente. Ma se non li troviamo, ci dovete dare una mano per trovare questi due volumi, se no ci rimane la serie incompleta. Ragazzi, per noi questa serie è di assoluta emergenza. Ma forse averla tutta. Scatola, no? Non ci sono? Magari l'ha usata come imballaggio, ha strappato le pagine per fare... Non ci sono. Brutte, no, non ci sono. Non ci sono. Fa puzza di scarpe sto scatolo. Va bene. Niente, ragazzi, questo spacchettamento ci ha riservato questa brutta sorpresa. Sto rimanendo male, ma poi mancano i primi due numeri. Sì, no, però aspetta, però mancano dopo... i primi due volumi, mancavo... I volumi finali, intanto lo cominciavi. Che poi anche prime... i volumi centrali. No, magari è uno sciagallo. Forse è uno sciagallo. Per i primi due numeri adesso ci chiede tipo un 100 euro a numero. Ma i primi due volumi si trovano da qualche parte. I primi due sono i più difficili. Vabbè. Però dai, effettivamente però, abbiamo allora, la serie completa continuativa dalla 3, dal numero 3 al 28. Dillo quanto peggio. È difficile trovare questa serie, certo. Ragazzi, potete cercarlo anche voi nelle fiere d'Italia. Andate a chiedere negli stand, avete Kenshin Samurai Vagabondo, ve lo scambieranno per Kenshiro. Con questo è tutto, ragazzi, al prossimo video. E mi raccomando, il primo numero e il secondo volume di Kenshin potrebbero servirci. Quindi vi appelliamo questa cosa a voi. Alla prossima!